padiglione del quale sono referente è forse uno dei più vasti e interessanti della manifestazione. Ci occuperemo delle connessioni tra corpo e mente e la nostra tematica centrale sarà costruire la salute e il benessere. La tecnologia ci ha dato importantissimi strumenti per costruire la nostra salute, per migliorare la nostra qualità della vita, e voi che verrete a visitare il padiglione sarete sicuramente catapultati in questo mondo attraverso dimostrazioni, exhibit, addirittura ci saranno delle app e dei videogiochi che vi guideranno all'interno di questo percorso da noi tracciato alla scoperta del vostro corpo e della vostra mente. Ci saranno una serie molto grossa di diverse attività che verranno svolte, che abbiamo pensato di ordinare un po' arbitrariamente intorno a un tema che è questo della trasformazione del modo in cui si cura la salute umana, per cui avrete all'interno del padiglione quattro isole, una dedicata alla medicina del futuro. La medicina sta cambiando molto e sta dedicando sempre più attenzione all'aspetto di prevenzione e di attenzione alla persona nel suo insieme. Poi ci sarà un'area dedicata, che si richiama più che essere dedicata, alla grande tradizione della cultura, cioè al fatto che esiste una medicina di tradizione che è importantissima, che ha a che vedere col nostro benessere, ma alla quale dobbiamo sempre fare attenzione di riferirci in maniera che sia consona a quelle che sono le indicazioni che ci vengono dalla scienza. Poi c'è una sezione dedicata alla costruzione del benessere. Il benessere non è un fatto soltanto individuale, ma è qualcosa che la società deve costruire operando insieme. E infine, indispensabile perché tutto questo avvenga, è una buona conoscenza del nostro corpo, del corpo umano. Quindi l'ultimo non certamente in ordine di importanza, ma l'ultimo tema è quello della comprensione della macchina. Più di 15 anni fa è stata fatta l'intera sequenza del genoma umano. Per un po' si è pensato che si fosse capito tutto, invece oggi si capisce che si è capito molto poco. E nel DOM Corpo-Mente ci sarà un accenno a questa problematica e si mostreranno alcune cose che sono semplici, che riguardano naturalmente il materiale genetico, come è fatto, come è strutturato, eccetera, ma anche le nuove frontiere, cioè dove stiamo andando. Soprattutto quello che si chiama l'epigenetica, tutti quelli che sono i cambiamenti che l'ambiente induce sul DNA e che oggi acquistano importanza. Prima si pensavano a venisse ereditati, oggi si sa che una parte di questo viene anche ereditato e questo, diciamo, sta cambiando in maniera importante il modo di vedere la genetica.